A volte vorremmo cambiare vita, ma non sappiamo nemmeno da che parte prendere. Ma a volte è la vita stessa a mostrarti la strada. Vai a sciare con gli amici, fai un aperitivo e succede qualcosa che cambierà per sempre la tua vita. E questa è la storia di Giuliano da Milano. Buongiorno, nome? Giuliano. Luogo di nascita? Beh, ci sta Milano, 2125 insomma. Luogo di residenza? 23032, piazza Cavour, Bormio. Professione? Il maestro di sci e ho un locale in centro, in città dove... interessante. Da Milano a Bormio. Dalla tangenziale alle piste da sci. Se si vuole cambiare, si deve cambiare, si va via, si fanno delle operazioni, si va, si cambia, basta! Beh, qui tra pochissimo c'è la mia scuola sci, che si chiama Sertorelle, la più antica scuola d'Italia. Quindi loro vengono e chiedono un maestro e tu sei tra quelli. E io sono fra quelli, sì. Ciao Fiorenza, come stai? Domani è mezzogiorno? 4 bambini. Molto bene, grazie mille. Ciao. Cos'è? Domani a mezzogiorno lezione. Domani a mezzogiorno lezione, 4 bambini. Ecco. Funziona così, tu passi, aprono. Io passo, aprono, domani a mezzogiorno, va bene. To the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music. Questo invece è il mio ferro. Con questo io mi sposto, la chiave rimane sempre dentro. 60 milioni di esemplari al mondo. Uno in Italia, questo, comprato un nuovo a Mykonos 1999. Se voi digitate su YouTube The Best Motorcycle in the World, esce questo ferro che viene scaraventato dal terzo piano da un giornalista disturbato. E la moto esplode in mille pezzi, l'uomo scende di corsa, la gira la chiave, mette in moto, alla seconda pedalata la moto parte. Qui c'è la tua Milano, eh? La mia Milano bella e scibella, la metropolitana. Questo per ricordare a me e a tutti quanti quanto sono stato, da un lato casualmente professo, a rimanerci per tanti anni. Questo è molto carino, questo è molto puzzolente, molto rumoroso, però questo è fonte di grandissimo stress. Io venivo qua a sciare, poi sono entrato in un bar e ho detto: porco demonio, ma cos'è sta roba qua? Ci siamo innamorati, ci siamo sposati. Lei di Bormio? Lei di Bormio. Abbiamo beccato la moglie di Giuliano che scappa. Come si fa a stare con un milanese? Chi te l'ha fatto fare? Lo amo molto, è per quello. Ciao. Ciao. A lei piace viaggiare, infatti abbiamo 3 figli, li portiamo dappertutto. Sposati nel 2005, entrambi facciamo i maestri. Ti innamori di lei, e quindi? Tutto Milano, basta. A Milano avevo un'azienda con la mia famiglia e altri soci, stampa, prestampa, grafica. Conosci Marta, torni a Milano e dici, Marta, sapete che c'è? Sapete che c'è? Che io mi sono innamorato follemente. E sono anche molto ricambiato. Ti amo! Anch'io! Ti ama, che fortuna! Che fortuna! È il colpo di culo della mia vita, perché grazie a questo cambiamento abbiamo detto: proviamo a stare a Milano. Siamo stati a Milano insieme 3 mesi, volevamo ammazzarci. E allora abbiamo provato a fare questa cosa qua, che non sa fare un cazzo, apre un bar, abbiamo fatto questo. E manca ancora un po' secco. 5 persone davanti. Nel frattempo è esploso anche l'operazione Maestri. Eccolo qua! Tutto bene? Andiamo alla grande. Stiamo lavorando? Certo. Il tempo non è male, la neve è da perdere la testa. Freddo della Madonna. No, no, non è male, non è male, ce la facciamo. Bene. Piaceva tantissimo, però non avevo le capacità. Primo allenatore è stato molto carino, è stato molto, anche molto onesto con me. Io poi mi sono fatto male, ho fatto 6 mesi di stop per crociato e menisco. Ho ripreso, ho cambiato allenatore, non è andata per pochi centesimi. Finalmente il terzo è riuscito a estrarre da me.
Chiaro, devo dirti che in fase di diagonale l'ho già vista con gli sci sugli spigoli, quindi è una bella cosa da vedere, molto carino. Tommy deve piegarsi un po' di più. Difficile fare, sì, diventare maestro. Sì, fare così. Veramente, veramente cazzo. In 260, prima prova, il primo giorno erano un gigante e siamo passati in 71. Il secondo giorno, i 71 provano un'altra prova libera in cui devi dimostrare davanti a una commissione delle curve ad arco ampio, medio e corto raggio. Siamo passati in 26. Un anno di corso, 8 esami finali, patacca.